Stupido! I bambini intelligenti non mettono i soldi in tasca, li nascondono nelle orecchie. Nelle orecchie? Sotto la lingua. Fammi vedere. Apri. Non ha niente. Dove li tieni? Dove li tieni? Ve li faccio vedere. Come? Ma non qui, perché non mi fido, c'è la gente, ho paura che me li rubino. Giusto. Giusto. Venite con me. Fate la carità. Siete contenti? Pinocchio! Non dar retta a quei due mascalzoni, diffida delle cattive compagnie, ricordati che t'ha detto Mangiafoco, avrai delle amare sorprese. Lasciati prendere! Le ho dato una lezione, le ho tirato il collo, così un'altra volta impara a mettere il becco nei discorsi degli altri. Povera gallinella. Povera gallinella. Giacché è morta, perché non ce la facciamo subito a posto? Certo. E le monete? Le ho messe via. Con i gallina. Mi hanno rubato la gallina. Al lato. Gambe. Al lato. Al lato. Fermateli. La gallina l'hanno rubato. La gallina. Tutti lazzaroni. Un ladro! La gallina! La gallina! Prendila la tua gallinaccia, te la regalo! No! È te che voglio! Ti voglio mandare in prigione! Ladro! Il bambino! Non lasciartelo scappare! Ehi! 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 Il bambino dov'è? Mi è scappato! Ti sei lasciato scappare la cena! Era l'unica possibilità per poter mangiare! Colpa tua! Se non ti saltava in mente di ammazzare quella gallina, questo lo saremmo arrivato! Fermo, non mi toccare, t'ammazzo! Da morto mi devi ammazzare! Contengo, contengo! Che contengo! Fermo! C'è gente! Ah, ah. Ehi, amici, salute! La cena! Che non ci vediamo più! Dove vai? Aspetta! Fermati! Fate anche voi questa strada? Sì, no, sì! Ci credete ora alle mie monete? Ebbene, sì e no, faccele vedere ancora. Ma che vuoi vedere? E tanto lo sappiamo. Sono due monetine d'oro. Cinque sono. Due. Sono cinque. Due. Ah, sì, è lui che crede di averne cinque, invece sono due. Oh, sono cinque. Sono due. Sono due. Cinque. Due. Due. Come volete. Per me le monete sono cinque. E per noi sono due. Per voi non sono niente, perché le monete sono mie. E non ve le faccio più vedere. Salute. Fermo. Basta, non ce la faccio più, è troppo maleducato. Dai, coraggio! Intanto chiede scusa a questo nostro giovane amico che è dovuto scappare per una colpa non commessa. Quale colpa? E in quanto a me farò di tutto per risarcirlo. Cosa? Ascoltami bene, Pinocchio. Vuoi che i tuoi due o cinque miserabili cecchini diventino 100, 200, 1000? E come si fa? È facilissimo, basta che lui venga con noi. Dove? Al campo dei miracoli. Eh sì. No, no, voglio arrivare prima di notte a casa. Chissà come sarà di darmi il seno più caldo. Peggio per te che per poche ore di differenza dai un calcio alla fortuna. Hai capito bene quello che ti ho detto? I tuoi miserabili cinque zecchini potrebbero diventare anche 2000. Non so se mi spiego.
spiegati? Non te lo spiego. Te lo spiego io. Bisogna seminare le monete in un campo che conosciamo solo noi, ricoprire la buca con della terra, innaffiarla con due secchi d'acqua di fontana, una presa di sale e... Io vi ho fatto vedere che non raccontavo bubole. E voi?